Monna. Continua a monnare. Monna. 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 Monna Sergio. Quindi noi mo oggi che facciamo? Monna Sergio. Intanto monniamo. Sergio Monna. Sergio Monna. Sergio Monna. Eh sì, sì. E gli annubiti. Dunque, noi oggi, sei pronto? Non lo so. Rullo di tamburo. Noi oggi prepareremo la pasta e patata ratieggia. Ah, perché vabbè, non ne posso più del fatto che me la chiedano. E tu dici, ma tu perché non l'hai fatta, no, invece non... di fartela chiedere ripetutamente giorno e notte? Ve lo dico io perché, e giustamente, se no che non volevo dire. risata Sergio. Ricordate risata Sergio, che poi... Senti, una mappinella, un grembiolino, una cosetta, una vole momenti. Va bene, oh no, io un attimo solo che... Facci. Dunque, perché secondo me... Sì. La pasta e patate alla ratieggia è un piatto estivo. Lo penso anche io. Ecco. Come ogni tiella... Ed è un piatto estivo soprattutto perché la... un ingrediente principale della pasta e patate alla ratieggia è il pomodoro. Perché quanti ingredienti ha? Il pomodoro. E allora il pomodoro, per rendere questa pasta ricca, saporita e eccellente qual è, ha bisogno che sia quei pomodori belli, grossi, grassi, maturati al sole, quindi non in serra, maturati al sole. Come facciamo a far maturare al sole un pomodoro d'inverno? Se il sole non c'è. Allora abbiamo un'alternativa, cioè con i pomodori maturati al sole facciamo la salsa nasty pam e l'usiamo. Però non è per me proprio la stessa cosa, però diciamo che è una cosa. Quindi io con i famosi bottiglie, facciamo i bottiglie, sì, d'estate i si fanno i bottiglie, a settembre, si fanno fine agosto. Bottiglie, esatto, scattano i bottiglie a casa, zia comincia a fare telefonate a destra e a manca, mi serve questo, mi serve quello. E ho fatto il sugo di pomodoro, semplice, onesto, sincero, sì, sincero. La pasta e patate a ratieggia che, va bene, che preve- così. Va benissimo. Che prevede pochi, pochi sani ingredienti, pochissimi. A chi non conosce questo piatto della nostra tradizione culinaria potrebbe sembrare facile nell'esecuzione. Facile. Però ne hai visto scivoloni qua, pasta e patata ratieggia. Ne ho visto proprio slalom per con esempio, la pasta e patata ratieggia. Su una serie di elementi, ora mi viene l'origano, però vabbè, no, poi mi dirai no, tu. No, perché la difficoltà, almeno secondo me, è che la pasta non sia né cruda né scotta. La difficoltà della pasta e patate non è tanto quello che ci si mette dentro, è soprattutto la cottura, perché quella è la cosa difficile. Infatti, per ovviare a questo, si è o snaturata la ricetta o la si è confusa con la pasta e patate al forno, che è una specialità, è una cosa squisita. Io stravedo, me la mangerei tutti i giorni, noi la faremo, ma non la chiamate ma un'idra, a pasta e patate a ratieggia non no. È idra. Perché idra che cosa vuole? Vuole, pretende. Le vorresti affettare intanto, sì, piano piano, gioia volentieri. Mia, piano che io spezzo. Sottili, che si devono cuocere nel forno. Sì, sottili. Sì, ma guarda lo coltello che non è giusto. Che problema ti ha? perché lei dicevamo che cosa vuole? Vuole a tiedra. Come prima. Come in prima battuta, che deve essere prevalentemente di coccio, sì, oppure di rame. Vo i patate da asila. Vo, ma assolutamente, fortissimamente, vo no, i ziti spezzati, ai quali noi abbiamo dedicato già, diciamo, una serie e continueremo. Continueremo. E continueremo. Vo il pomodoro fresco, quindi secondo quello che abbiamo detto prima. Sì, da bottiglia. Da bottiglia in questo caso. Sì. Boh, l'olio buono,
vo un peperoncino e vo origano. Ivo. Tutti rigorosamente del nostro territorio. Sul pecorino che si aggiunge in superficie non c'è traccia nella ricetta originale, però a me faranno peccato veniale, cioè nel senso che in Ave Maria te la cavi, perché o si inosservante e quindi dici no, va di retro pecorino, oppure non ti piace il gusto, o se no ciumindi. Sì, diciamo che non comporta proprio tutte queste... Ecco, si può rinunciare, insomma. Ecco, mia nonna, per esempio, era un integralista. Certo. Della pasta e patate della Tiella e del pecorino. Che metteva... Non ce lo voleva. No, che lo metteva, secondo me, anche, diciamo, impropriamente. Nel senso ma che secondo me nonna... ne usava, diciamo... Io e tua nonna siamo parenti. Possibile. Perché è inutile dirti che io... Ovviamente. Benissimo. Lo immaginavo. Ora, che cosa prevede questa preparazione? Prevede che la pasta sia realizzata con ingredienti. Mo, guarda come sono seria quando devo parlare della pasta e patata alla Tiella. Guarda me. Prevede ingredienti. Un sorriso ci vuole? Poco. Se no fa poco serio. Fa, come sembra che stessimo scherzando. No, invece qua si fa. Prevede che gli ingredienti siano tutti a freddo e rigorosamente crudi. Crudi a freddo e crudi. Qui il pomodoro non può essere crudo in questo caso, perché diciamo a bottiglia è stata passata. Mettiamo una base importante, perché comunque poi si devono cuocere e ci deve essere quindi sufficiente liquido, no? Come lo sa dire, eh? Io cose difficili le faccio dire a lui. Una bella base di sugo, sì. E cominciamo a mettere la pasta qua, che diciamo un poco, si ammolla qua dentro. Ecco, vedi, quindi insomma... Naturalmente non sovrapposta, perché sennò è difficile cuocerla. Ovviamente poi c'è un discorso di sale. A questo punto è una ricchezza, te. È preparato. A questo punto aggiungiamo un poco di sale, poco. Un po' a pioggia, così. Un diciamo. Po'. Sempre roba. E andiamo con le patate. Come le trovi? Sono tagliate bene? Magnifiche. Lo spessore va bene? Perfetto. Perché naturalmente devono essere tagliate allo stesso spessore, sennò già è difficile che si cuociano uniformemente con la pasta, ma se poi non hanno lo stesso spessore è garantito che ciò non accada. Insomma, diventa un problema, insomma. Ora aggiungiamo un altro poco di sale, perché la patata, come sapete, è un poco insipida. E quindi il sale proprio lo richiede, e a questo punto aggiungiamo l'origano. Questo è proprio un lavoro, capito? Sì, ma vabbè, però siamo però senti che sì, ma stiamo parlando da pasta e patata alla Tiella, cioè il piatto cosentino per antonomasia, quello che si fa il giorno della Madonna del Pilerio. È Cosenza. È Cosenza, la pasta. Non la sapevo questa cosa della Madonna del Pilerio. Invece è proprio invece, quello. E invece è il così, giorno perché più li vuoi dedicare. Ovviamente d'estate chi c'è? C'è il peperoncino fresco. Che voglio dire, è senti, un'altra cosa. Che profumo. Però no, un poco di piccante ci vuole in questa pasta, se no di che cosa parliamo? Abbiamo messo tutto? Mi sembra proprio di sì, quindi altro strato di sugo. Sì. O di pomodori freschi, se ci sono. Insomma, se c'è un pomodoro, quella con i pomodori freschi sarà pure un mio gusto personale, ma per me quella è irresistibile. Ma questa, insomma, voglio dire, dice la sua. Ha una grandissima dignità. Ma col pomodoro fresco poi bisogna aggiungere dell'acqua? Un po' così. Un po' di acqua. Un po' così. Faccio domande pertinenti? No, tu fa domande... suggestive. Sì. Vero? Che
intende dire che suggeriscono la risposta, che se retaggi. Retaggi avvocateschi o avvocatizi. O avvocatenti. Perfetto, quindi ora altro strato, ma altro mettiamo strato. Altra salsa di pomodoro. Eh sì, perché se no che cosa la cuoce? Non c'è il sugo del pomodoro fresco che fuoriesce. Ok, ma questa dopo tu la regali a me, giusto? Assolutamente sì. Anche perché da qua a poco capirai che... Capirai. Che voglio dire, non è che sia proprio generosità la mia, ma... esigenza. Esatto. Sergio, servono altri due? Vado. Sì, vadi. Perché tre strati li vogliamo fare. Sotto i tre strati, diciamo, è fuori dal disciplinare, no? Eh sì, eh. Noi siamo sempre per fare le cose in maniera come vi dicevo prima, la cosa difficile di questa pasta è far cuocere la pasta senza scuocerla e soprattutto che siano cotte, perché a volte la pasta si cuoce e le patate rimangono crude. Per ovviare a ciò, molti dirigenti che fanno o fanno sbollentare prima le patate, oppure ancora fanno un passaggio della pasta quando è stata fatta direttamente sulla fiamma e poi va in forno. Ma non va bene. Non va bene. Perché? non va bene. Perché se il risultato è garantito, tutto è cotto, il gusto è tradito. Perché una cosa è far bollire la pasta sul fuoco, esatto, a fiamma viva. Una cosa invece è tenerla in forno dove tutti gli umori e tutti i liquidi si amalgamano, si confondono e ne viene quel piatto straordinario che è questo, che ripeto, fatto diversamente è sicuramente buono, però, ma non è questo. Ma non è e questo. E non va bene. E non va bene. È inutile che... E non va bene, non va bene. Non la possiamo chiamare... Posso mettere una anche io, giusto per soddisfazione, guarda. Va. Gioca. Esatto, per giocare. Ok, vedi. Un tempo questa poi veniva infornata nel forno a legna, addirittura, quando era stato tolto il pane, a forno spento ma caldissimo, perché poi piano piano la temperatura si abbassava e quindi aveva questa cottura importante all'inizio. E poi piano piano. Oppure un altro metodo era quello della camino, di metterla sulla brace col coperchio sopra, con i tizzoni ardenti sopra il coperchio per fare l'effetto forno. Capo è quello fuoco sotto e fuoco sopra, praticamente. Cioè, diciamolo fuoco sotto e fuoco sopra, che è bellissima secondo me come espressione. Dai, andiamo. Hai salato? Veloce? No, ancora no. Hai fatto bene a ricordarmelo, perché io a volte mi scordo. Ma è colpa mia che ti distraggo. No, però assolutamente noi ci distraiamo anche, no. Ma grazie a Dio. Piacevolmente. Grazie a Dio ci distraiamo. Esatto. E il sale, ricordatevi, potrà succedere qualora voi decidiate di darmi retta e di fare questa pasta, può accadere che la prima volta, se non l'avete mai preparata, non venga perfetta. Nulla questio, perché è proprio la regola. Non deve essere proprio perfetta. Che all'inizio non riesca proprio perfettamente, perché poi nel forno, quando la mettete a cuocere, e io dico all'inizio 200 gradi belli forti per almeno 20 minuti, coperta per, in maniera tale da dare la possibilità di cuocere bene, di non perdere, di mantenere dentro tutto quanto è necessario per cuocerla, e poi togliamo
la copertura e la facciamo stare almeno altri 15 minuti. Ok, quindi diciamo fa 35-40 minuti di forno. Però questo poi dipende dalla quantità che ne facciamo, quindi non date la colpa a me. Dalla quantità di pasta neanche che facciamo. A me. No, assolutamente, a lui men che me. Dipende dal forno, insomma ad un certo punto la dovete provare, provate una patata, provate un filo di pasta e piano piano, una volta che avete capito il meccanismo, lei poi sarà a suggerirvi quando esatto, vi dirà, è il momento, vi dirà a un certo punto, e quando, una volta che l'avete capito, non smetterete più di fare questa pasta, non smetterete più. Si fa continuamente poi. Perché poi, tra l'altro, non è un piatto grasso, soprattutto con d'estate quando ci metti i pomodori belli. Certo, è una cosa che. Cioè, sembra strano, ma è un piatto leggero, perché anche perché la pasta viene addirittura cotta nel forno, manco. Insomma, abbiamo nel senso. Poi, come diciamo. Noi metteremo un filo d'olio sopra oppure. Sì, cacciò mi demo che sta contento, c'è il ciumindo filo d'olio. Puro se non ci voleva, tu giuro. Mi inserisco sul discorso leggerezza, sì, no? Sì, per capire quanto. Sì, no, ma io pure. È terribile, se... però. No. Ma questo lo sapevamo. Te. No, ci vuole. Al di là delle battute che faccio io con Sergio, che mi diverto, ci vuole. Quindi se tu ora lo prendi, sì, l'olio, ce lo mettiamo un filo sopra, che poi mettiamo su. Questo in calzamaglia, giusto? Sì. Questo è toile. Questo è toile. Dai, metti sto filo d'olio. E toile evo. Dai, e toile evo. E vo. E vo. E vo. Perfetto. Ecco. Allora, origano. Poco. Pomodoro, ci abbiamo messo tutto. Mi pare di sì, poi c'è quel discorso del pecorino che. Quel discorso del pecorino che potete scegliere a piacere. A piacimento. Ora diciamo. Noi non l'abbiamo a portata di mano e io per prendere il pecorino in frigorifero dovrei spostare Mario, Enzo, che mi pare una cosa complicatissima. No, quindi, però facciamo finta che non ci piace. Non so meritano, non so meritano, sinceramente so. Talmente magnifici che non so meritano questa cosa. Questo fastidio. Questo fastidio. Quindi noi ora prendiamo, perché il coperchio, se abbiamo una pentola che abbia il suo coperchio per andare in forno, ma questo ovviamente non ce l'ha. Quindi noi lo creiamo così. Ma siccome non abbiamo il fuoco sotto e il fuoco sopra, e questo va in forno. E calma. E via, vado. Ma torno. Campari! Loro non lo sanno. Eccola che cos'è qua. Campari. No, glielo Campari, sì, ve lo spieghiamo. Campari siamo noi, Campanella Altimari. Siccome Ganza sa cosa va tanto di moda, e allora noi non vogliamo essere secondi no, a nessuno. Anzi. E quindi abbiamo tra l'altro fra di noi questo nome che è carinissimo, Campari, quindi noi da oggi siamo i Campari. I Campari, che ha anche un'assonanza con Compari. Campari mio, come ti pare? Mi pare una cosa seria. Io ti garantisco che è cotta sia la pasta che la patata. Perché proprio ad occhio. Se tu non ti fidi, puoi fare la prova. Però ti garantisco che è cotta tutto. Come faccio a non fidarmi di te? Questa è la nostra pasta e patate alla tiella. Tieggia, scusatemi perché non è che la R mi manca. Questa è la nostra pasta e patate alla tiella, dedicata questa volta ad Uffa perché è il piatto più importante della nostra tradizione. Ma lui non ne manda. E io lo voglio dedicare, non lui, poi è piacentino, però ormai c'ha i gusti. Si è un po'. Hai gusti, no, adeguato. Parecchio, hai gusti locali, insomma, frittuliate, cose. Quando hai detto frittuliate, subito. Va bene, buon appetito, buon pranzo. Ciao. A presto. Ciao. Ciao. Risatina. Eccola. Ciao. Ciao.